personaggio di oggi, il nostro Elia, ci conduce alla scoperta di un aspetto della nostra esperienza quotidiana, che è quello delle aspettative. E soprattutto ci soffermiamo sulla capacità di avere, di guardare lontano, ma accompagnata questa capacità talvolta da una certa rigidità che fa parte dell'essere umano. Ascoltiamo l'esperienza di Elia che incontra il Signore. Ci fu un vento impetuoso da spaccare i monti, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì con il mantello. Era il Signore. Il Signore si manifesta non come Elia se l'aspetta, ma si manifesta come una brezza del vento leggero. La rigidità che accompagna talvolta le nostre aspettative è l'incapacità di cambiare atteggiamento talvolta di fronte a degli eventi, a delle condizioni che sono obiettive. Questa rigidità porta ciascuno di noi può ad assumere alcuni atteggiamenti, ad esempio ad essere fondamentalisti, porta a una certa chiusura, a un certo radicalismo e anche all'egocentrismo, le mie idee, quello che penso, quello che vedo, prima di tutto, soprattutto. Opposto alla rigidità c'è invece la flessibilità che è tipica dell'essere umano, l'apertura, la capacità di cambiare, la capacità di adattarsi al contesto, alle situazioni, che è tipica della maturità della persona. Da che cosa nasce la rigidità? Nasce dalla bassa autostima, dalla nostra poca capacità di volerci bene, di volerci realmente bene. Nasce dalla paura anche, dalla paura di sbagliare, dalla paura di non riuscire a relazionarsi, dalla paura di non portare avanti il proprio pensiero, le proprie idee, e nasce anche da un certo egocentrismo. E questo porta pian piano ad avere degli schemi mentali molto rigidi che fanno perdere quella che è la bellezza della semplicità delle piccole cose. Allora, come Elia, siamo chiamati anche noi a frantumare la visione di Dio, per scoprire Dio nella brezza leggera del vento, ma anche a frantumare la visione di noi stessi per trovare in noi la perla preziosa nascosta in profondità.